God Save the Wine, la vendemmia via Tornabuoni è un momento particolare dei nostri appuntamenti perché è quello che, in cui si comincia a tirare le fila un po' di quello che è successo in vendemmia. In Toscana soprattutto si sa che settembre è il momento cruciale per il Sangiovese, ma in realtà ecco, ci sono veramente delle situazioni interessantissime, specie in un terroir come quello di Lucca, ecco, che noi fiorentini snobbiamo colpevolmente, però che in realtà agli occhi del mondo sta venendo fuori interessante, soprattutto con questo molto attenzione al biologico, all'ambiente. Ecco, da voi com'è andata questa vendemmia? Beh, quest'anno è stata la prima vendemmia bio, che rivendicheremo il biologico in etichetta. È stata una vendemmia molto ricca a livello quantitativo. I bianchi sono veramente molto interessanti. Abbiamo fatto anche delle sperimentazioni con prolungati contatti con la vinaccia. I rossi sicuramente quest'anno hanno delle connotazioni più fruttate e delle buone acidità, e quindi ci riteniamo abbastanza soddisfatto. Sì, ecco, insomma, l'ha mandata buona, poi adesso sta a voi rovinarlo in cantina eventualmente. Ci proveremo. Ecco, invece questo che mi hai servito, appunto, parlavi di bianchi. È un IGT Toscana, che si chiama Bianco dell'Oca, è 45% Chardonnay, 45% Vermentino, 10% Sauvignon Blanc. Lo Chardonnay viene fermentato e affinato su Urlì per 8 mesi, dopo il blend fa almeno 3 mesi di vasca e 3 mesi di bottiglia. È un vino con una buona freschezza, una buona sapidità, tipico delle nostre zone, e una buona capacità di invecchiamento. Soprattutto è un vino che uno sente Chardonnay, Sauvignon e pensa di immaginarsi già i profumi, invece direi che qui prevale il territorio o l'assemblaggio rispetto alle singole varietà, no? Ci si lascia più trasportare da quello che è il terroir vostro, della cosa, complimento più grande forse si possa fare. Grazie, perché si sente appunto questa bella freschezza, questa buona sapidità che dà a questo vino una buona longevità e una sua connotazione, perché altrimenti magari i vitigni internazionali possono standardizzare la zona di produzione. Non sia mai. Grazie mille Filippo. Grazie. Buon lavoro.